Oggi il candidato sindaco del PD ha postato su Facebook un video in cui ci spiega, tutto entusiasta, i motivi per cui noi abbiatensi dovremmo accogliere, ospitare e mantenere a tempo indeterminato 90 richiedenti asilo. Io vi giuro, non ho nulla contro Emanuele, ho provato anche a restare serio, ma non ce l'ho fatta. Ho dovuto preparare un video di risposta. Lo scopo è quello di informare. Sono abbastanza sicuro che Emanuele Granzieri e quelli del PD non riuscirò a convincerli. Spero invece che voi che mi state guardando e che siete anche gli elettori, ci pensiate su e valutiate se sono migliori le sue idee o le mie. O in quest'ultimo caso, naturalmente, votatemi. Troverete le istruzioni e il partito per cui corro alla fine del video. Buona visione. È stato firmato il protocollo d'intesa per l'accoglienza delle persone migranti presso la Prefettura di Milano. E così scopriamo che questa amministrazione si vanta di aver firmato il protocollo. Firmato il protocollo per portarsi qui dei richiedenti asilo senza neanche confrontarsi con la popolazione locale, con i nostri concittadini, e senza neanche parlarne in consiglio. È un atteggiamento davvero poco trasparente. Oltretutto, questo protocollo è stato firmato a ridosso dalle elezioni. Loro firmano e la prossima amministrazione dovrà riuscire a gestire questa situazione e possibilmente ad ottenere condizioni migliori e qualcosa in più per la città. Perché è ovvio che se arrivano qui dei richiedenti asilo, non si può trascurare la popolazione locale, come invece in questo protocollo viene previsto. Ci dovranno essere delle contropartite. Il protocollo che è stato firmato presumibilmente non ne ha nessuna. I cittadini hanno la peggio. L'umanità non funziona con compartimenti stagni, e sapremo fare la nostra parte anche per chi fugge dalle guerre e dalla fame. Sapremo fare la nostra parte per chi fugge dalle guerre e dalla fame. Vuol dire che non si conosce minimamente il problema. Qua si immaginano i richiedenti asilo come una massa di profughi che stanno scappando dalle zone di guerra. Ma non è così. Se almeno il PD locale si fosse preso la briga di leggere i rapporti delle Nazioni Unite, Comitato per i Rifugiati, e ripeto, Nazioni Unite, non il giornalino della Lega Nord, avrebbe saputo che i rifugiati e i richiedenti asilo sono il 5,6% del totale e sono per lo più siriani. Il restante 94,4% di richiedenti asilo sono migranti economici, cacciatori abusivi di welfare. Vengono principalmente dalla Nigeria, 12%, dovreste vedere i dati in sovraimpressione in questo momento. Se non riuscite a leggerli bene e vi resta la curiosità, vi metterò il link in fondo alla pagina. Comunque sia, stavo dicendo, il 12,5% viene dalla Nigeria, che è una federazione di 35 stati, è una repubblica democratica, che fra l'altro ha un tasso di sviluppo economico enorme. Se vuoi avere fortuna, hai più possibilità di farlo rimboccandoti le maniche in Nigeria piuttosto che venendo in Italia e ripartendo dal nulla. E non è una battuta, è realtà. Poi c'è un altro 10% di richiedenti asilo che viene dal Bangladesh. Anche qua non è una zona di guerra, non è un luogo da cui scappare. Poi ci sono Marocco, Senegal, Tunisia, tutte altre nazioni che non sono in guerra, sono pacifici. Gli unici che hanno i problemi sono i siriani. Ma il problema non sono i siriani, sono tutti gli altri. Noi spenderemo tantissime risorse per mantenere 19 persone su 20 che potrebbero fare di meglio restandosi a casa propria, contribuendo allo sviluppo della loro nazione, come hanno fatto i nostri nonni, i nostri genitori, e alcuni di noi che non scappano all'estero o perché non ne hanno la possibilità o perché ritengono, per qualche strana ragione,
che sia meglio impegnarsi e tentare di salvare la città e la nazione in cui sono nati e cresciuti. L'amministrazione del PD invece preferisce dare la precedenza a quelli da fuori. Capita, che possiamo dire? Andiamo avanti però. La mia ricetta? Anzitutto conoscere chi sono queste persone, da dove vengono, come si chiamano. Vuoi conoscere queste persone? Cioè tu prima firmi il protocollo, ti impegni a portarle a casa degli abbiatensi, perché la città non è solo del PD, è di 32.000 persone. Ti impegni a portare questi ospiti a casa degli abbiatensi e poi li vuoi conoscere? Sarebbe stato meglio fare il contrario, sarebbe stato meglio prima sapere chi ci portiamo a casa, se effettivamente sono profughi o cacciatori di welfare. 19 su 20 sono cacciatori di welfare. Quindi le statistiche non è che siano proprio a nostro favore sulla conoscenza. E poi, dopo che gli abbiamo conosciuto la mano, scopriamo che magari non avevano il diritto di stare qui, che facciamo? 3 anni di vitto alloggio, di permanenza in città, a ciondolare per le strade, poi gli stringiamo la mano e speriamo che se ne tornino al paese loro a costruire qualcosa di buono? Come strategia non mi sembra molto lungimirante e dubito seriamente che gli elettori la avallino. Conoscere chi sono queste persone, da dove vengono, come si chiamano, quindi impegnarle in lavori socialmente utili per la nostra comunità. Lavori socialmente utili. Due cose. Primo, credete davvero che una persona possa mantenersi con un lavoro socialmente utile? Direte, è una misura tampone. Certo, e quando il tampone finisce, che si fa? Abbiamo il 40% di disoccupazione giovanile. La disoccupazione degli ultra quarantenni e degli altri è più bassa, ma è comunque a livello di guardia. Si perderanno altri posti di lavoro nel corso dei prossimi anni perché aumenterà l'automazione, la globalizzazione, produrrà di più in altre zone del mondo, eroderà ancora i nostri spazi. Come contiamo di integrare queste persone nel lungo periodo? E seconda cosa. Lavori socialmente utili, quindi per gli abbiatensi, anziani, padri di famiglie in difficoltà, madri che devono crescere i figli ma non trovano lavoro, i lavori socialmente utili non ci sono, sono con il contagocce. Invece, per i richiedenti asilo, di cui ripeto, il 95% circa è un cacciatore abusivo di welfare, i lavori socialmente utili si trovano e vengono affidati. Spero davvero che gli elettori prendano nota. Milano ha gestito migliaia di arrivi e noi possiamo organizzarci per alcune decine. È dovere di un amministratore affrontare questi temi che non sono più emergenziali. Con il protocollo firmato inizia un percorso di accoglienza diffusa e di reale integrazione. Un'amministrazione deve proteggere e aiutare i propri concittadini, non deve pensare a salvare il mondo. Vorrei capire con quale criterio si pensa a salvare persone che sono come noi e possono cavarsela da soli, si trovano in nazioni ancora tutte in divenire, che stanno affrontando un boom economico. La Nigeria ha un PIL che aumenta in maniera estremamente più elevata della nostra, aumenta di 30-40 volte il nostro ogni anno. Se invece di venire da noi ad aspettare di essere mantenuti, lavorassero nella loro patria, potrebbero fare qualcosa di buono per loro oltre che per noi. È ora di finirla con questa storia in cui si pensa che noi siamo i Superman della situazione, che siamo tenuti a salvare il mondo perché siamo migliori degli altri. Non è così, noi siamo come gli altri. E oltretutto l'interesse di un'amministrazione è quello di aiutare i propri concittadini. Sono gli anziani che ci hanno permesso di vivere in un mezzo paradiso terrestre, almeno fino all'inizio della crisi. Sono i nostri genitori, i nostri vicini di casa, gli amici con cui siamo cresciuti e che magari adesso si trovano in difficoltà
difficoltà perché sono da 3-4 anni che non riescono a trovare il lavoro. Probabilmente gli amministratori attuali questa realtà non riescono a percepirla. Altre persone, o perché questi disagi li vivono direttamente, o perché semplicemente come me ci sono a contatto per lavoro, io difendo tantissima gente che si trova in condizioni di povertà o molto vicina alla povertà. In tribunale faccio quello che posso, ma si può fare molto di più come amministrazione. Abbiategrasso ha un fondo di 7 milioni che potrebbe andare maggiormente a beneficio delle famiglie, se gestito in maniera diversa, se gestito per prevenire la povertà, invece che per porre rimedio e magari spendere 300-500 euro al giorno per trovare un riparo per una madre con un bambino. Tutte queste cose si possono fare, devono venire prima. Poi, naturalmente, se ci sono altre risorse, devono andare a favore degli abbiatensi. Prima di salvare il resto del mondo, dobbiamo pensare ad aiutare la nostra città. E gli elettori possono farlo, votando per qualcuno che pensa a loro.